Ciao ragazzi, benvenuti in questo video nel segno indiscusso di Luis Alberto. La Lazio, l'Olimpico ritrova anche il sigillo della Tucu Correa e vola in testa la classifica. 62 punti per i biancocelesti, 60 per la Juventus, a meno 8 invece i nerazzurri. L'Inter di Conte che quindi sprofonda a meno 8 dei biancocelesti con due partite in meno, quindi quella da recuperare già del 25esimo turno contro la Sampdoria, e poi anche il derby d'Italia che da poche ore, come tutti sapremo, non si giocherà domani sera a porte chiuse, ma sarà rinviato al prossimo 13 maggio. Insieme anche a Juventus Inter, rinviate tutte le partite con il pericolo legato al coronavirus, quindi rinviata anche la partita di oggi alle 18 da cena tra Udinese e Fiorentina. Milan Genoa in programma domani alle ore 12:30, lunch match rinviato sempre al 13 maggio. Rinviate anche Parma contro Spal e Sassuolo contro Brescia. Lazio 2 invece Bologna 0 si è aperto con il successo dei biancocelesti questa 26esima giornata, ancora rovinata dal problema legato al coronavirus, però la Lazio non si ferma e inala anche la ventunesima partita senza sconfitta, un solo capo, la quinta giornata contro l'Inter a San Siro. Ragazzi, la Lazio non si ferma e ottiene anche il primo posto in questa settimana, vedrà da tutti quanti dal primato. È un primato meritato per quello comunque che si è visto anche quest'oggi all'Olimpico nel segno indiscusso di Luis Alberto. Prima la sblocca, si fa male, sembra che debba lasciare il campo, rimane in campo e regala anche l'assist pennellato al Tucu Correa che ritrova il gol che mancava dalla gara di Europa League contro il Cluj, sempre l'Olimpico. Mancava invece la gol e la sigillo in campionato dallo scorso 10 novembre, dal match vinto 4-2 l'Olimpico contro il Lecce. Questa comunque è una vittoria meritata per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti. Una buona Lazio che ha creato tantissime palle gol nei primi minuti, ha sbloccato il match al 18esimo grazie al pallone recuperato dal Tucu Correa che serve in profondità. Ciro Immobile quest'oggi non ha segnato il bomber azzurro, ma ha regalato l'assist che ha sbloccato il match a Luis Alberto al minuto numero 18. Gran pennellata dell'ex Reds che non dà scampo a Skorupski sul primo palo, è il gol che sblocca il match. Al 20esimo grande chance per pareggiare per la squadra di Mihajlovic con un grandissimo intervento di Strakosha che salva il tiro ravvicinato di Soriano. Nella ripartenza stessa succede la cosa più bella forse del calcio, la legge non scritta. Gol sbagliato, gol subito, perché sulla stessa ripartenza gran pennellata di Luis Alberto che vede in profondità serve Correa e anche grazie a un po' di fortuna vista la deviazione di Danilo beffa Skorupski per il gol del raddoppio. Al 21esimo siamo già 2-0 per i biancocelesti che quindi vedono sempre più vicino questo primato che arriverà al 90esimo. Da segnalare anche però due gol annullati alla squadra di Mihajlovic nel corso del secondo tempo. Il primo a Denswil sulla ribattuta, la posizione di fuorigioco del difensore rossoblu viene segnata dalla VAR, Abisso va a controllare e annulla il gol che avrebbe riaperto all'inizio ripresa il match che ha inaugurato questa 26esima giornata di Serie A, che proseguirà come dicevamo non alle 18 con il match rinviato tra Udinese e Fiorentina ad Acerina, ma proseguirà questa sera dalla San Paolo con il match tra il Napoli e il Torino. Il Torino di Samuele Longo chiamato a riscattare questo ultimo periodo veramente nero, Torino fermo a quota 27 da tantissime giornate, invece il Napoli è chiamato all'ennesima chiamata buona per continuare il sogno legato al sesto posto e anche comunque a continuare questo periodo positivo che lo vedi nel campionato comunque essere tornato ad una posizione almeno ottimale, al sesto posto, quello che porterebbe direttamente alla prossima
Europa League. La Lazio sbaglia il colpo del KO con Ciro Immobile che davanti a Skorupski sbaglia clamorosamente, quindi va a vuoto in questa 26esima giornata all'Olimpico, una chance persa sempre più per, diciamo, avvicinarsi al record di Gonzalo Higuaín, ma quello che è importante è che la Lazio continua a vincere, continua a convincere e adesso da qualche minuto è anche in testa la classifica davanti alla Juventus di Maurizio Sarri. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate 12.000 like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.